so se è la prima volta che si sente questa storia, la storia di uno che cercava un ombrello. L'ombrello di suo fratello non era tornato nemmeno a mangiare per cercare l'ombrello di suo fratello. Roba di lusso, un vero gioiello, roba di suo fratello. E già, ma com'era quell'ombrello? Intanto era di mio fratello. Suo fratello, un tipo sfacciato, maleducato, raccomandato. Non era tornato nemmeno a mangiare per cercare l'ombrello di suo fratello. Roba di lusso, un vero gioiello, roba di suo fratello. Allora, dunque, trovato l'ombrello? No, non l'aveva trovato, ma poteva continuare, continuare a cercare. Guarda quest'altro, dice il fratello, un altro ombrello, guarda che bello, chissà di chi era quell'ombrello, non certo di suo fratello. Ma come, io non torno nemmeno a mangiare per cercare l'ombrello di mio fratello. E quello lì perché è sfacciato, raccomandato, ruba gli ombrelli. Però anche questo, che roba, che bello ombrello, un vero gioiello, chissà di chi era quell'ombrello, ormai roba di mio fratello. La 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 la. Roba di suo fratello, roba di suo fratello.